a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Elisa Caudullo, brand ambassador per Voodoo Band e Posh Chalk. Oggi voglio raccontarvi di come è nato questo tavolino, che qui vedete tutto in gingheri, dopo un trattamento speciale con i fregi Voodoo Band, le paste Posh Chalk e i colori Magic Paint. Ripulendo il ripostiglio tempo fa, il ripostiglio di casa dei miei genitori, sono venute fuori queste tre gambe di legno. Sicuramente erano parte di un carrello portavivande, di cui però non sono stati trovati gli altri pezzi, compresa la quarta gamba. Le ho trovate carine e le ho portate nel mio laboratorio con l'idea di farci qualcosa. Tempo dopo, cercando delle tavolette di legno in laboratorio per fare delle prove colore, ho adocchiato queste mensole che erano parte di una vecchia libreria. Ho ripensato alle gambine e mi è venuta l'idea di farle assemblare per farci un tavolino da mettere in un angolino nel mio salotto. Protagonisti di questo restyling: Magic Paint, Voodoo Band e Posh Chalk. Applicherò nel bordo del piano, per ingentilirlo un po', il fregio cordone Voodoo Band, codice WUBTR75312. Giocherò con le paste Posh Chalk Green Dark, Deep Gold e Blue Prussian sia nelle gambe che sul ripiano. Clear Sand, che farà da tela bianca alla decorazione sul piano. Troverete in descrizione l'elenco di tutti i prodotti che utilizzerò in questo restyling e il link al sito dove poterli reperire. Restate con me quindi fino alla fine per vedere tutti i passaggi di questo restyling. Bisogna innanzitutto tappare i fori lungo lo spessore del piano. Lo faccio con della pasta modellabile che inserisco nel foro e che porto a livello per rendere la superficie in pari. Per accelerare il lavoro, ecco in aiuto il mio piccolo assistente. È stata un'operazione irresistibile per lui. Una volta asciugata la pasta, provvedo alla preparazione del tavolino improvvisato, come lo chiamo io, a ricevere la pittura, sgrassandolo con acqua, ammoniaca e bicarbonato. In questo modo la pittura avrà modo di aggrappare perfettamente. Magic Paint, la pittura che uso, non ha bisogno di aggrappanti o primer né di carteggiatura preventiva, basta solo sgrassare bene. Risciacquo con un panno umido e ben strizzato e lascio asciugare. Applico il fregio cordone, di cui vi ricordo il codice, WUBTR75312, cominciando a riscaldarlo per renderlo flessibile e malleabile e poterlo adattare perfettamente alla superficie. I fregi Voodoo Band sono fatti in pasta di legno e hanno tutte le caratteristiche del legno, quindi possono essere colorati, patinati, invecchiati, possono essere rifilati, tagliati, ma hanno un vantaggio: se scaldati si flettono, diventano flessibili e quindi possono adattarsi con estrema facilità su qualunque superficie ed essere incollati a qualsiasi cosa, di qualsiasi forma e di qualsiasi materiale. Una volta reso completamente flessibile, riavvolgo il cordone per maneggiarlo con più facilità e mantenerlo caldo e quindi flessibile per più tempo. Quando il fregio è arrotolato a bobina, mantiene più calore e quindi è molto più gestibile. Applico una colla vinilica per legno, poco per volta, quindi per sezioni, posiziono il fregio e con il phon, io ne sto usando uno termico, ma va bene anche un comune asciugacapelli, lo scaldo ancora. Continuo con l'applicazione della colla. Posiziono il fregio. Scaldo.
presso per far uscire sia la colla in eccesso che le eventuali bolle d'aria. Questo passaggio è fondamentale per la corretta applicazione del fregio e quindi della sua tenuta. Cinque sono gli step da seguire, fondamentali per la corretta applicazione dei fregi Voodoo Band. Il primo passaggio è quello di scaldare il fregio in modo uniforme, fino a che il fregio non raggiunge la sua massima flessibilità. Il secondo passaggio è quello di applicare la colla in ogni singolo millimetro della modanatura, quindi in maniera molto molto uniforme. Il terzo passaggio, posizionare il fregio modellandolo in base alle nostre esigenze. Il quarto passaggio è quello di scaldare di nuovo. Il quinto, pressare bene per far uscire le bolle d'aria. In questo modo avremo la certezza di aver applicato correttamente il fregio. Pasta metallica Green Dark Posh Chalk sulle gambine di questo tavolino improvvisato. Con un pennello ovale da 30 prelevo un po' di pasta. Vaporizzo un po' d'acqua sul pennello stesso per fluidificare un po' la pasta e parto con la stesura di questo eccezionale prodotto. Le paste Posh Chalk sono a base d'acqua e sono molto molto dense per via dei cristalli che contiene e che le danno questa luminescenza. Hanno una ottima copertura, basterà infatti solo una mano per coprire completamente le gambe. Stendo la pasta a pennello esattamente come faccio con la pittura a gesso. La differenza è che mi aiuto con l'acqua per farla scorrere meglio, data la densità elevata della pasta. Le paste metalliche Posh Chalk sono davvero, davvero molto versatili. Oltre che a ricolorare le superfici come sto facendo adesso, sono fantastiche anche per creare stencil in rilievo, come vi mostrerò fra poco. Stendo adesso due mani di clear sand sul piano. Parto dal sotto per rifinire meglio il lavoro e continuo con la parte superiore. Come vedete, i fregi assorbono benissimo il colore perché hanno la stessa porosità di un legno grezzo. Con un pennello rettangolare da 25 picchetto sul fregio per coprirne tutti i dettagli. E passo poi al piano stendendo il colore seguendo la venatura del legno.
parto dal centro e porto il colore via via verso le estremità, per finire con un'ultima e unica pennellata da un estremo all'altro, in modo da lisciare il colore e di evitare di lasciare sulla superficie delle brutte pennellate, quindi in questo modo uniformo perfettamente la pittura. Le mani di Clear Sand saranno due e questa sarà la mia base per la decorazione. Ho deciso di decorare il piano con lo stencil indiano di Magic Paint, realizzando una trama di gigli in rilievo, giocando con le paste metalliche Posh Chalk, sfumando leggermente fra loro il blu Prussian, Green Dark e il Deep Gold. Comincio con Deep Gold, questo oro intenso. Prelevo un po' di pasta e con una spatolina di silicone la distribuisco nella parte centrale. Parto dal centro con Deep Gold e continuo distribuendo tutto attorno Blue Prussian, sovrapponendo leggermente le due paste. Faccio lo stesso con Green Dark, distribuendola attorno al blu e sovrapponendole insieme. Come dicevo, le paste Posh Chalk sono davvero molto corpose e sono perfette per realizzare decorazioni in rilievo. D'altronde, la mascherina che sto utilizzando facilita questo tipo di realizzazione grazie al suo spessore e alla rigidità del materiale, che sono caratteristiche importanti per poter lavorare con materiali così corposi come le paste Posh.
Una volta sollevata la mascherina, lascio asciugare la pasta per poi riposizionare lo stencil e continuare a ricoprire tutta la superficie del tavolino. Intanto che aspetto, coloro con la pasta Green Dark anche il bordo, dove ho applicato il fregio. Riposiziono la mascherina e continuo con la decorazione per completare tutto il lavoro. Stendo infine, solo sul piano, una mano di protettivo liquido satinato Magic Paint, diluito di circa un 5%, per proteggere la pittura che fa da base al decoro. Avrei potuto dare una mano del protettivo anche sulle gambe, ma in realtà non è necessario. Le paste Posh Chalk possono anche non essere sigillate. Vi ricordo che in descrizione troverete i link al sito dove potrete reperire i prodotti che ho usato in questo restyling. Ed ecco Ada, il mio tavolino improvvisato perfetto per riempire questo angolino del mio salotto. Spero che questo restyling vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti, gustatevi qualche foto e non dimenticatevi di iscrivervi al canale, se non lo avete ancora fatto, ma soprattutto se vi fa piacere, e di attivare la campanella per restare sempre aggiornati sui prossimi restyling. Grazie per aver guardato il video e alla prossima, ciao!